Buongiorno, oggi siamo con la professoressa Livia Cangemi, dirigente scolastico del liceo scientifico Kennedy di Roma. Buongiorno, professoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professoressa, lei è cofondatrice del modello Data e Data Logica. Che cosa è una didattica per ambienti di apprendimento? Quindi Data, questo acronimo. Che cosa vuol dire e cosa comporta poi nella realtà questo nuovo modello? Allora, Dada è didattiche in ambienti di apprendimento, significa appunto la possibilità di sviluppare tutte le metodologie didattiche in un ambiente di apprendimento che sia funzionale a questo. È un modello relativamente nuovo perché ha già 8 anni, è stato messo in atto per la prima volta nei licei Kennedy e Labriola 7 anni fa, pensato 8 anni fa. Adesso siamo oltre 100 scuole in tutta Italia. È un modello che vede sostanzialmente, la semplifico molto per capirci, il fatto che l'aula non sia più della classe, quindi non c'è più l'aula della terza B, della quinta A, eccetera, ma l'aula sia del dipartimento. Quindi c'è l'aula di matematica, l'aula di lettere, l'aula di inglese, eccetera. Questo modello che è nato appunto in due licei, poi in realtà in Italia si è sviluppato sia nella scuola secondaria di secondo grado, sia in quella secondaria di primo grado. Quindi abbiamo moltissime scuole medie, diciamo, che lo stanno sviluppando in tutta Italia. Data Logica invece è il modello applicato alla scuola primaria, un modello che vede alcuni dei presupposti del Data, un modello più nuovo, ma ha delle basi, diciamo, pedagogiche che affondano a livello montessoriano e soprattutto nella psicologia gestaltica. E quindi i bambini sono in grado di fare esperienza dell'apprendimento. Tutto questo in ambienti che sono funzionali all'apprendimento stesso e quindi che sono flessibili, colorati, piacevoli, in cui si possano fare esperienze di apprendimento, soprattutto utilizzando anche gli ambienti esterni, quindi l'outdoor education. Questa è una cosa che ci connota e uno degli elementi particolari è l'orto didattico che noi cerchiamo di sviluppare sia nella scuola primaria ma anche nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ecco, parlavamo di ambienti di apprendimento. Quanto è importante strutturare un ambiente e cosa ha comportato come cambio di metodologia sia per gli alunni che per gli insegnanti? L'ambiente è fondamentale, diciamo, la mia formazione, io vengo d'architettura, sono architetto, ma questa sensibilità allo spazio ovviamente mi è propria, ma poi ci sono tantissimi studi che ci dimostrano come noi possiamo apprendere meglio se siamo in un ambiente che è accogliente, in cui stiamo bene, ma lo vediamo banalmente con noi stessi, no? Se in questo momento sentissimo freddo o caldo, se fossimo in un ambiente molto rumoroso, molto, per esempio, troppo poco luminoso, eccetera, tutto questo influenza la nostra capacità di apprendimento. Tutti i nuovi studi neuroscientifici dimostrano che prima di apprendere si attivano degli elementi di tipo emotivo. E l'emozione, una parte dell'emozione passa anche dall'aspetto dell'ambiente. In più, la cosa importante è dire anche che ambiente di apprendimento è soprattutto l'aspetto relazionale che si instaura con il proprio docente. E questo è proprio il tema che noi sviluppiamo sempre di più nelle scuole Data e Data Logica, cioè il docente in grado di attivare una relazione positiva con il proprio studente, con i propri studenti e emotivamente di stimolarli nella linea della gioia, del benessere, dello stare bene insieme, del confronto, della fiducia. Questi sono gli elementi connotanti. Ecco perché appunto ambiente non è solo lo spazio fisico, ma è soprattutto relazione ed emozione. Questi due elementi sono quelli che favoriscono di più l'apprendimento. Ecco, dicevamo che l'aula non è più della classe, ma del docente. Cambia anche l'approccio che il docente deve avere nei confronti della classe, quindi la classe che diventa sua la deve strutturare. Voi come vi comportate? Cioè, qual è l'aspetto dei docenti e fate della formazione per questa nuova metodologia? Sì, sicuramente sì. Dunque, il docente nel modello Dada è, diciamo, coproprietario insieme al proprio dipartimento dell'aula e quindi in qualche modo la sente propria, la struttura per quelle che sono le proprie esigenze, banalmente dai libri agli strumenti, ai poster, ai colori, eccetera, al setting, cioè nel senso che poi può disporre i banchi, le sedie o le sedie quelle con la ribaltina, le famose sedie con le rotelle di cui tanto si è parlato. Ognuno ha un proprio modo, un proprio setting appunto che può
utilizzare secondo quello che è la propria didattica, anzi le proprie didattiche, perché può darsi che un giorno si faccia una lezione frontale e il giorno dopo si faccia per esempio una lezione in cooperative learning, cioè vale a dire il docente può strutturare lo spazio secondo le proprie esigenze e della propria idea di scuola. Ovviamente facciamo formazione su questo perché non tutto è scontato, perché molti docenti lo attivano già in modo spontaneo, ma attivarlo in maniera più scientifica, diciamo più pensata, più consapevole, e soprattutto attivarla come gruppo, questo è molto più efficace, perché non è più singolarmente il professore A o B o l'insegnante, la maestra C, ma il gruppo che lavora tutto insieme. Infatti uno dei temi del Dada e del Data Logic è sempre la cooperazione, lavorare insieme. Ecco, parlavamo anche che cambia qualcosa per gli studenti. Soprattutto lei ha posto attenzione sulla riattivazione della concentrazione, questi spostamenti che riattivano la concentrazione. Ci spiega meglio che cos'è questo aspetto? Beh, sappiamo che il corpo ha bisogno di movimento e lo sappiamo ancora di più ora che abbiamo delle difficoltà di movimento, no? Nella scuola siamo tenuti a tenere i ragazzi fermi, ancora di più, e questo infatti è molto evidente perché tantissime scuole adesso stanno aderendo al modello Dada e Dada Logica, proprio perché forse l'idea di questo corpo bloccato ha fatto emergere la necessità e la chiarezza di come il corpo invece in movimento sia funzionale all'apprendimento. Se fossimo seduti, anche lei seduto 6 ore alla stessa sedia, sicuramente la sua capacità di concentrazione e apprendimento ne verrebbe meno, perché ci sono dei tempi proprio di attenzione. Peraltro noi adulti abbiamo dei tempi più alti anche perché siamo di una generazione, diciamo, di apprendimento cosiddetto lineare, cioè abbiamo appreso ancora attraverso i libri, attraverso le enciclopedie, attraverso i dizionari. I nostri ragazzi, che sono ormai tutti della generazione Z, cioè sono tutti della generazione ormai più che digitalizzata, hanno un apprendimento molto più reticolare, e questo significa anche che però i loro tempi di apprendimento sono più rapidi, ma anche l'attenzione è meno costante, meno lunga. Ecco perché, per esempio, ogni ora, quando appunto il modello DAD era completamente attivato, significa che loro ogni ora, ogni 2 ore al massimo, cambiavano aula, e quel cambio di aula poteva far sì che il corpo intanto si riattivasse, che cambiassero l'ambiente, quindi magari da un'aula azzurra passava un'aula verde, e questo comunque riattiva l'attenzione, si spostavano, per cui magari prima erano seduti in prima fila e dopo magari nella terza, prima magari vicino a un compagno e dopo vicino a un altro. E questo significa anche riattivare la loro attenzione, renderli partecipi dell'azione didattica, non sono più soggetti passivi ma diventano soggetti attivi. Ecco, professoressa, lei diceva che è nato da 2 licei di Roma e poi si è sviluppato in tutta Italia diventando una rete. Come si fa ad entrare in questa rete e quali sono i requisiti che le scuole devono portare per accedere? Dunque, è molto facile, la rete Dada è una rete appunto che ha un suo sito, che è www.scuoledada.it, ci si iscrive intanto con noi dirigenti, si comincia un primo contatto, si verifica se lo spazio è adeguato, sufficiente, cosa si può fare insieme, dopodiché ci sono degli incontri di formazione e, quando sarà possibile, anche dei sopralluoghi, dei momenti di incontro reale. Quest'anno, come lei immaginerà, abbiamo dovuto sospendere questa parte di incontri di persona e lavoriamo soprattutto sul virtuale. Per quanto riguarda Data Logica, il sistema è abbastanza simile, è una rete un po' più piccola perché il modello è più recente, e ci si iscrive e si comincia un lavoro soprattutto, come le dicevo, sugli aspetti relazionali e emozionali, e questi non sono stati inficiati dal Covid, anzi abbiamo visto come potenziare gli aspetti relazionali e emozionali sia funzionale proprio in un periodo in cui i ragazzi stanno soffrendo così tanto quello che sta succedendo, e quindi docenti sempre più preparati dal punto di vista relazionale significa anche che sono docenti in grado comunque di sostenere in modo resiliente, in modo flessibile, quello che sta accadendo, e quindi sostenere i propri studenti in questo passaggio. E questo è un po' la grande, diciamo, il grande scopo che abbiamo come rete, il fatto di mettere insieme le persone in una relazione sana, positiva, benevola, accogliente, amorevole rispetto agli studenti, ma anche fra docenti stessi, perché quello che vediamo è che la rete dei docenti si chiude meglio, si chiude con più amorevolezza, con più cura l'uno dell'altro, ci si conosce di più. Ecco, questo è un po' Dada e Dada Logica. Ecco, voglio approfittare di uno spunto che ha dato adesso quel discorso relazionale con gli insegnanti.
La crisi pandemica ci ha fatto chiudere in noi stessi. Le scuole sono state bersaglio soprattutto di spesso chiusure, voi l'avete vissuto in prima persona. Si parla sempre della didattica e dei banchi e della sicurezza, ma i problemi, ecco, diceva lei, relazionali di questi ragazzi che stanno vivendo questo momento, con voi avete, siete molto attenti. Cosa avete notato nei vostri ragazzi, come stanno vivendo questo momento e il rapporto degli insegnanti quanto è importante? Allora, ragazzi stanno vivendo ovviamente con senso di costrizione, con senso di mancanza di libertà, ma lo viviamo noi adulti ancora di più. Un ragazzo che ha bisogno appunto della esperienza, ha bisogno di esplorare lo spazio, esplorare se stesso, esplorare le amicizie, esplorare la città e tutto quello che c'è intorno. E il fatto di potenziare i docenti nelle loro competenze relazionali, appunto, quelle che si chiamano anche soft skill, che sono quelle che vanno dalla empatia, per esempio, alla capacità di flessibilità, al fatto dell'accoglienza, la comunicazione e l'ascolto. Lei immagini quanto sia importante in questo momento ripensare, rivedere, potenziare la nostra capacità di ascolto, perché la nostra capacità di ascolto, mentre prima si avvaleva anche di strumenti che sono quelli appunto dell'ascolto del corpo, dell'ascolto dell'altro in movimento, eccetera. In questo momento siamo tutti di fronte a uno schermo e abbiamo una capacità d'ascolto che è stata molto inficiata. Ecco, potenziare queste cose significa essere vicino ai ragazzi, vicino ai bambini, ancora di più i bambini che stanno, in qualche modo saranno forse la generazione che poi sarà più facilmente uscirà, perché i bambini, lo sappiamo, sono molto più così, flessibili, adattabili. Però è anche vero che stanno soffrendo molto questa mancanza di abbracci, di coccole della maestra che appunto, io ricordo, io sono stata per un periodo anche insegnante di scuola primaria, i bambini ti vengono vicino e ti dicono maestra, quanto sei bella. Ecco, loro hanno bisogno di questo. Allora, cerchiamo di dare a loro le nostre emozioni, la nostra capacità di relazione anche con quello che c'è, anche con queste difficoltà, perché loro ne hanno bisogno ancora più di prima, perché prima in qualche modo c'erano anche tante cose compensative. In questo momento hanno la loro maestra e i loro insegnanti sono i punti di riferimento fondamentali. Quindi merito a tutti i docenti che stanno facendo un lavoro egregio, veramente un lavoro egregio, e possiamo fare tanto, possiamo fare sempre di più e stare bene anche noi, perché poi sapere che abbiamo fatto qualcosa di buono ci fa star bene, no? Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Abbiamo detto che data struttura soprattutto gli ambienti, ma con la didattica a distanza si è dovuto ripensare anche un attimino a come approcciarsi con questa nuova metodologia. Voi come vi siete adoperati? Dunque, la DADA, il movimento dei ragazzi all'interno delle scuole ovviamente è stato fermato perché non potevamo andare contro ovviamente le norme di sicurezza che vengono prima di tutto. Chiaramente, ecco, nelle scuole quello che abbiamo fatto è andare a lavorare di più, potenziare sempre di più gli aspetti appunto relazionali, emozionali. Quindi devo dire che con grande sforzo tantissime scuole hanno cominciato questo percorso di approfondimento o iniziato proprio un percorso sulle competenze relazionali. E questo ha fatto sì che appunto anche nella difficoltà, anche nella necessità appunto di farli stare seduti nella migliore ipotesi o addirittura di fronte a uno schermo, per le scuole superiori è così, noi comunque siamo al 50% a Roma, come sa ci sono tante scuole in questo momento che sono ferme completamente in didattica a distanza. Ecco, questo sapersi relazionale è stato la cosa più bella che abbiamo potuto fare in questo periodo, e merito a tutti i docenti e ai dirigenti illuminati che veramente hanno lavorato tantissimo su questo. Speriamo a breve, se non sarà a settembre, insomma, speriamo subito dopo di poter invece ricominciare con il vero Dada, che è il vero, diciamo, il potenziato, che è quello anche di vedere i ragazzi appunto in giro per la scuola, ed è veramente una gioia, mi creda, quando si vedono questi ragazzi che appunto parlano fra loro, che sono padroni dello spazio, padroni dell'attività didattica, sono protagonisti. Tutto questo è una vera gioia. Quindi speriamo di rivederli presto a girare nei nostri corridoi, in quelli di tante tante scuole italiane. Grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi.